Nicoletta Dinisio, lei è assessore al Comune di Pescara al settore del sociale e durante questo dicembre tante le iniziative messe in campo a favore non solo appunto del sociale ma anche del mondo animale. Ce ne può parlare? Sì, quest'anno diciamo abbiamo fatto, ce n'è per tutti, ce n'è per diciamo la disabilità, per i bambini, per la terza età, e quest'anno ho voluto tenere in considerazione anche quelle che sono le esigenze anche delle nostri amici a quattro zampe, per i nostri amici pelosetti, io li chiamo i pelosetti. E quindi ci saranno iniziative oltre che per i quartieri, quindi Babbo Natali che portano dei doni ai bambini in tutti i quartieri di Pescara, e ci saranno anche dei banchetti riservati per l'appunto al mondo animale, dove noi daremo dei regali a chi adotterà un cucciolo, quindi crocchette e mangiare, diciamo il microchip gratuito per chi adotterà questo animale. Staremo in giro per tutto, ogni settimana staremo per ogni quartiere della città, quindi un'iniziativa nuova, perché i nostri amici a quattro zampe ci danno un affetto che diciamo sono unici, e quindi ecco, ci tenevo a fare queste iniziative per Natale e questa novità. Certo, senta, voi come Comune di Pescara, come amministrazione comunale di Pescara, avete attivato anche un piano freddo, lei che è vicino appunto al mondo delle persone che hanno più bisogno, come attiverete questo piano? Sì, il piano freddo giustamente è stato fatto sempre nelle circostanze di un periodo Covid, dove noi abbiamo delle restrizioni, quindi verranno messi in alberghi. Grazie agli albergatori che ci hanno dato questa possibilità, abbiamo le unità di strada che stanno continuamente in giro, nonostante certo abbiamo sempre i nostri disagi, ma noi cerchiamo sempre di fare il massimo e ce la metteremo tutta. Senta, per concludere, come si possono seguire queste vostre iniziative di cui lei ha parlato a sostegno appunto del sociale e del mondo animale? Allora, sicuramente faremo della pubblicità, le metteremo sui social, faremo della cartellonistica, però ecco, stilerò un calendario. Certo è che inizieremo dal 9, dove si esibiranno due ragazzi non vedenti e down all'Aurum di Pescara, quindi inizieremo con quell'evento, anzi no, l'8 avremo un altro evento con per la terza età, e quindi ecco, come vedete siamo pieni di date, di eventi e di orari, però sarà mia premura ecco, fare una buona pubblicità.